Bene ragazzi, oggi sono andato a un centro commerciale per comprare un telefono per mio zio. Come vedete, siamo ritornati con un amico Flip della Brondi. Un telefono niente male per quello che è, visto che gira Android e riesce, direi anche egregiamente, ad unire il classico stile layout dei vecchi telefoni, appunto, ad un sistema operativo moderno. Oggi però non sono qua per fare una recensione, ma più per parlare di una piccola particolarità. Telefono comunque acquistato ovviamente da un negozio di elettronica, quindi totalmente nuovo. Prima cosa che ho fatto era controllare WhatsApp per curiosità, per vedere come girasse su questo telefono. Quindi andiamo, entriamo su WhatsApp e... Oh, ma guarda, ci sono già due conversazioni. Come scusa? Adesso tiriamo fuori la modalità mouse, che è un po' ostica effettivamente, è l'unico modo per entrare nelle chat, prima non mi permetteva senza usare il mouse. Vediamo questo numero, che cercherò di oscurare, appunto, con due messaggi, ciao ciao. A questo punto anche io gli direi, gli rispondiamo, perché no? Penso che abbia preso ok. Ciao. Guarda, proprio senza ritegno, non me ne frega un cazzo, ok? Dimmi che lo riceve. Non lo sta neanche mandando. Forse perché devo ancora setappare la SIM. Vabbè, poco importa. E sì, anche foto di... nell'altra conversazione. Come vediamo qua. Appunto, a casissimo. Cioè, ricordiamo, telefono comprato nuovo. Pure, se andiamo qua nei numeri rapidi, troviamo appunto Barbara, Monica, Marica. Chi siano queste totalmente sconosciute? E vabbè, insomma, complimenti. Ovviamente è Unieuro comprato il telefono, quindi complimenti a quelli dell'Unieuro.